Siamo dell'Istituto Massimo Alberini. Siamo qui con il signor Massimo Bottura per fare una piccola intervista. Allora, i suoi piatti vengono definiti delle vere e proprie opere d'arte. In che modo si vede Massimo Bottura come artista? No, io non sono un artista, sono un artigiano. Sono... la nostra professione è in certe, per certe espressioni si avvicina molto, è molto simile all'arte, però l'arte è la massima espressione della cultura e quindi non io non credo di essere all'altezza e mi ritengo un bravo artigiano. L'arte mi ispira però tanto, perché è una delle mie passioni. Quindi voi che siete studenti vi dico, non abbiate fretta di entrare in cucina, studiate tanto, tantissimo, perché per arrivare a certi livelli bisogna conoscere tantissimo, bisogna soprattutto approfondire gli interessi. Una volta approfonditi gli interessi, questi interessi possono diventare passioni e attraverso le passioni si può trasmettere le emozioni. Qual è il rapporto con la natura di Massimo Bottura? La natura, questo perché me lo chiedi? Perché me lo chiedi? Perché per il rispetto della materia prima, per questo nuovo modo di cucinare con le erbe, i boschi, i fiori, perché me lo chiedi? Per il rispetto che vedo che ha per la materia prima e anche per il piatto una lepre in civetta. Io lo dico sempre che il cuoco adesso deve crescere a fianco dei contadini, a fianco dei pescatori, a fianco dei casari, a fianco degli allevatori, a fianco delle persone che ti danno la possibilità di avere delle materie prime così. Bisogna che il cuoco moderno metta da parte il suo ego e usi la tecnica a 360 gradi, perché adesso tecnicamente abbiamo delle possibilità incredibili, e quindi la tecnica al servizio della materia prima, non al servizio di se stesso, per cercare di sublimarlo. La materia prima va toccata, accarezzata, coccolata, capita, e poi a quel punto, quando tu la conosci benissimo, trovi la giusta tecnica per esprimere tutto il suo potenziale. La data è la mia grande passione per la pasticceria. Pensa che io ho spostato il cuoco, che tu conoscerai dentro, quel ragazzo giapponese, si chiama Taka, che lavora con me da 7 anni, l'ho spostato dalla cucina alla pasticceria, per rompere il confine tra dolce e salato. C'è proprio questo modo di affrontare la pasticceria in una chiave molto più cucinata, così come la cucina molto più pasticciata, come diciamo noi. E pensa che adesso è entrato dentro in brigata Franco Aliberti, non so se lo conosci, il pasticcere, cosa, che era prima a Vite, e adesso dove l'abbiamo messo? Ai primi piatti, così lo sistemiamo subito, capisci subito che cosa sei. Ci sta, Ma il suo piatto, ops, mi è scivolata la crostatina, da dove nasce l'idea? Nasce da una crostatina scivolata. Taka, stavamo facendo un servizio, avevamo preparato, c'erano un paio di persone, avevamo preparato questa crostatina all'istante, ma non è che i piatti nascono così, i piatti nascono attraversando la tua cultura, la tua testa, la tua conoscenza. Cultura ti porta conoscenza, conoscenza ti porta ad essere coscienza, capisci? È un gioco di parole, ma è così veramente. E la coscienza ti porta all'etica. A quel punto tutto viene filtrato attraverso queste parole, e sono parole molto importanti. Non è una questione di quanti bravi pasticceri che fanno una frolla straordinaria, ma quante crostatine spaccate ne vedi. Ma perché? Perché passa tutto attraverso la tua conoscenza. Questa crostatina poteva essere un Jackson Pollock, no? Che drippa sopra una tela, noi abbiamo drippato sopra a un piatto e poi l'abbiamo spaccato. Cioè, per cercare un'immagine e la somiglianza, un'immagine o il suo contrario. Questa era l'idea di far assaggiare questo. Poi
naturalmente dopo dentro questa crostatina c'è tutta un'idea di mediterraneità, perché il limone mi porta alla mediterraneità, quindi ci sono dei capperi, c'è tutta una rottura tra dolce e salato. Che ruolo svolge il sogno nella professione di un cuoco? Crede che sia importante sognare? Sognare, ci sono tre ingredienti nella vita di un cuoco, tre che non dovete sempre avere in cucina, sempre, con voi. Una è l'umiltà, la seconda è la passione, il terzo è il sogno. Cioè, se smetti di sognare, cosa qual è? Finisce tutto, crolla tutto, cosa fai? Vai in fabbrica a fare dei pistoni o a limare non so cosa. Sognare, il nostro mestiere è un mestiere creativo, è un mestiere che ti porta in giro per il mondo, che ti dà qualsiasi tipo di possibilità, ma va fatto in un certo modo. E il sogno è la cosa fondamentale, perché se smetti di sognare vuol dire che perdi la speranza. Quanta importanza hanno i giovani in questo settore? Sono fondamentali. Cioè, la forza della gioventù in una cucina contemporanea è contemporaneità. Cioè, quando io dico che il mio futuro, c'è ancora futuro, perché io sono proiettato nel futuro, nella ricerca. Non potrò mai fermarmi e dire, ok, finalmente questi piatti, ho 100 piatti che sono nella storia della cucina italiana, non mi interessa niente, perché li ho già dimenticati. E il futuro è ancora futuro. E questa è una cosa fondamentale. I giovani sono il futuro. Oggi avete il futuro in mano, però non perdetelo. Tenetelo ben stretto, quindi andate e buttatevi, non vivete la metafisica di voi stessi, ma cavalcatelo il tempo che state vivendo. In che modo Massimo Bottura lega la professionalità all'etica e dunque al bello? Il senso del bello è per me bello dentro, no? Quindi il bello è l'etica e questa idea di etica è fondamentale. Pagare il giusto prezzo a quell'agricoltore, lo spostare lo spot delle luci non sempre su di te ma sugli altri, dare forza a chi lavora insieme a te, queste sono cose fondamentali, perché queste sono le cose che cementano una brigata e cementa il rapporto con la gente che ti serve, la materia prima che poi andrai a cucinare. Quindi più tu hai, ti spendi per gli altri, più gli altri si spenderanno per te. È sempre un dare e un avere da lì. E questo è una cosa che nel nostro mestiere è praticamente la base di tutto. Allora, oggi 5 marzo 2012, il maestro Massimo Bottura. Che maestro, basta, non chiama. Non sono l'artigiano Massimo Bottura ha deciso di fare un regalo all'Istituto Alberghiero Massimo Ambarini di Treviso, addirittura concedendo un'intervista a nostri due ragazzi di quinta, e un po' ha realizzato un sogno per questi ragazzi ma anche per questa scuola. Addirittura li vuole con sé in cucina per lavorare, e noi ne siamo entusiasti e penso che questo possa rimanere nella storia di questo territorio, la sua presenza appunto a Treviso oggi, ma anche della nostra scuola.